Buonasera e bentornati al TGR Amatrice. Andiamo subito con le notizie di questa settimana. Questo TGR si apre anche oggi nell'insegna della tradizione. Mille fiori, rassegna del miele di qualità, l'appuntamento imperdibile di questo fine settimana. Alle 9 presso i centri commerciali il corso Il Triangolo, il miele in vetrina, percorso del miele nelle attività dei centri commerciali. Alle 10.30 l'evento si sposta al Polo del Gusto con il convegno Le api e l'uomo, simbologia, tutela, sfida e risorse. Insieme ai nostri consiglieri Monteforte e Serafini ci sarà il presidente apicoltori Alto Lazio, Rinaldo Amorosi. Alle 15 di nuovo ai centri commerciali, quindi al Triangolo La Smiela. Smielatura, dimostrazione pratica con gli apicoltori, alle 17 il corso Show Cooking, il miele in cucina e mani in pasta, laboratorio per bambini. Quindi di nuovo al Polo del Gusto con la presentazione del libro di Elisabetta Ferraresi, I veri uomini non piangono mai. E per concludere la giornata lo spettacolo delle fontane danzanti presso il corso. Entusiasmante anche la giornata di domenica con la replica del percorso del miele nei centri commerciali a partire dalle 9. Poi alle 11 al corso Dolce come il miele, rassegna di dolci preparati con il miele appunto. La rassegna è dedicata al nostro Eugenio Casini con omaggio a tutti i partecipanti. Subito dopo, sempre al corso, un momento particolarmente emozionante con la presentazione e degustazione delle ferratelle dell'Amatrice. Riscoperta della ricetta dell'Amatrice d'Abruzzo. Come sapete, la nostra città è stata fino al 1927 in terra abruzzese. Le nostre più antiche tradizioni vengono dunque dall'operoso Abruzzo, ma la forma di questo piatto tipico stavolta è molto particolare. Le ferratelle di mille fiori avranno la forma del rosone di Sant'Agostino. Insomma, un dolce che è anche un'opera d'arte, un simbolo nel quale tutti ci riconosciamo. In conclusione di giornata, senza api niente impollinazione, senza impollinazione niente piante e frutte. Un monito che significa salviamo le api piantando un fiore. Ma vediamo come la nostra Claudia Mozzetti ci racconta le ferratelle dell'Amatrice. Ecco qui, questo è il nostro ferro con il quale andremo a preparare le ferratelle amatriciane e rappresenta appunto il rosone che era sulla facciata anteriore di Sant'Agostino. La cosa importante è che il ferro venga ben scaldato sul gas di casa, niente di più, niente di meno. Andiamo a mettere la pastella al centro del ferro e poi verrà schiacciato. Pronti? Andiamo a schiacciare. Riposizioniamo un attimo sul fuoco. Giriamo un minutino anche da questa parte, un minutino, 30 secondi, e diciamo che il gioco è fatto. Eccolo qua, pronto per essere messo sulla griglia a raffreddare. Ed ecco qua, in poco tempo abbiamo fatto tutte queste bellissime. A domenica. Impareremo tutti a fare le ferratelle amatriciane. Lunedì prossimo alle ore 19 presso la struttura sita nell'area 0 è convocato il Consiglio Comunale del Comune di Amatrice. All'ordine del giorno l'approvazione, tra le altre cose, di numerosi aggregati. O qui o niente. Da sabato scorso è questo il motto che segna il nuovo passo verso la rinascita. Sono parole pronunciate da Alessio Rosati sabato scorso durante la presentazione di Matrix. Cos'è Matrix? Lo sapete tutti. Sabato scorso al Polo del Gusto era affollato, quasi l'intera popolazione qui dimorante ha partecipato a uno degli eventi più altamente simbolici di questo tempo di guerra. Il consorzio stabile Matrix, composto da 4 aziende del territorio, Rosati Costruzioni, ditta Gaetano Galli, Opera e Clementi Costruzioni, è l'esempio per eccellenza del concetto di insieme. 4 aziende che scelgono di superare le divisioni per un fine più alto, la ricostruzione di questo territorio. Vediamo qualche passaggio di questa bella giornata dedicata a quell'unione che fa la forza. Thank you.
coloro che lo compongono, ma anche per coloro che amano questa terra e che questa terra vogliono vedere rinascere. È la prima volta che vi vedo tutti vestiti precisi, generalmente vi vedo sempre con gli abiti da lavoro, quindi questa cosa mi rende felice. Io guardo sempre le mani delle persone, quando le mani delle persone sono sporche vuol dire che le mani delle persone stanno lavorando, quindi spero davvero che queste mani si possano sporcare sempre più. È davvero per me importante oggi essere presente. Quando Gaetano mi ha chiesto di essere presente gli ho detto subito sì, gli ho detto mi prenderò un giorno di ferie quel giorno perché voglio condividere con voi questo momento. Pensate, e l'ho detto anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, che significa ricostruire 3.650 edifici, 800 poi sono da ristrutturare, ma 3.650 edifici. Significa che se fossimo veloci, se riuscissimo a snellire le procedure e riuscissimo ad avviare velocemente i cantieri, ogni anno, se il percorso dovesse durare 10 anni, significherebbe che ad Amatrice verrebbero attivati 365 cantieri. Capiamo, cari concittadini, in termini economici e occupazionali, che significa, quale grande opportunità di sviluppo possiamo avere. E io sono felicissimo, perché questa era una delle angosce che ci portiamo dentro, ognuno di noi, sono felice che i nostri concittadini hanno intuito, hanno capito che dobbiamo essere dentro questo progetto di ricostruzione. Noi, in primo luogo di Amatrice, non dobbiamo fare in modo che questa opportunità sia colta da altri lontani da questo territorio. E loro sono stati un simbolo, hanno iniziato a ragionare, a riflettere e hanno dato un messaggio importante alla loro iniziativa oggi che viene presentata qua, ma è un messaggio importante a tutto il territorio di Amatrice. Insieme, con la capacità di mettere da parte la rivalità, con la capacità di capire che è importante avere fiducia e speranza l'uno nell'altro, è possibile costruire delle cose straordinarie. Loro ci sono riusciti, prendiamo un esempio, facciamone nascere 100, 1000 di queste iniziative, perché insieme possiamo cogliere l'opportunità di un grande sviluppo di questa area che finora non abbiamo mai avuto. E quindi concludo dicendo con la frase di Alessio: o qui o niente. Grazie. E ho alcuni ricordi che non cancellerò mai. La telefonata, erano le 5:30 di mattina, alle 5 mi chiama Gaetano, mi dice: Sergio, che serve? Prendi il mezzo. E tantissime altre persone che hanno fatto le stesse cose. Il mezzo di Gaetano a Piazza Sagnotti, che tira fuori una donna, e noi stavamo lì. Poi c'è il secondo flash, il terzo terremoto, quello di gennaio 2018, quando c'erano tante frazioni che erano completamente isolate da 2,5 metri di neve, e c'erano tanti di questi ragazzi, di questi uomini a cercare di aprire le strade. Questa è la storia. Poi si mettono insieme, bravi, lavorano tante persone, tante donne e uomini, e io vi dico che magari ci fosse Matrix 2, Matrix 3, Matrix 4, perché significherebbe che questa comunità ha capito che bisogna mettersi insieme e non essere non nemici ma rivali. Ecco, il messaggio straordinario di oggi è questo. Io vi ho nel cuore, perché in quel momento voi stavate accanto a me, quando giustamente c'era chi stava fuori perché non poteva stare qui, c'era chi pensava alla propria famiglia, era giusto che pensasse alla propria famiglia. Io che ero il sindaco dovevo stare qui, e io ho avuto accanto a me delle grandi donne e dei grandi uomini, per cui Dio vi benedica per questo. Via alle consulte. Domenica scorsa, presso la sala del Polo del Gusto, sono iniziati i lavori delle prime 3 consulte del comune di Amatrice. Vediamo il servizio di Alfredo Cristallini. Questo incontro ci sono i vari ambiti di interesse
nel quale vogliamo appunto, prima saranno costituite questi consulti. Sarà difficile anche da parte nostra poi cercare di equilibrare quelle che sono le vostre intenzioni, perché abbiamo avuto un grande interesse per la consulta sulle problematiche delle frazioni, che questo interessa veramente un po' quasi tutte la cittadinanza che vive nelle frazioni, e magari un po' meno per altre consulte, però cercheremo anche lì di, con il vostro aiuto, di non escludere nessuno, di cercare di tenervi tutti quanti come si dice, sul pezzo, per avere insieme ancora prima di vincere le elezioni. Era stato già deciso. Quello che ci stiamo a fare oggi è il mantenimento di questa promessa fatta in campagna elettorale, valida per tutta la popolazione del nostro comune, residenti e non. Questa non è stata una bugia di Fontanella o una cosa inutile come qualcuno voleva far credere. È una realtà democratica di immenso valore popolare che nessuna amministrazione precedente è stata in grado di supportare e gestire. Le consulte nel loro valore umanitario, sociale, democratico, culturale, economico sono uno strumento valido che mette a confronto le esigenze della popolazione con gli amministratori comunali. Oggi le consulte comunali hanno ancora più valenza dopo la catastrofe del terremoto che ci ha colpiti in pieno. Avremo qualche difficoltà, avremo qualche problema, cercheremo di risolvere insieme nella migliore buona fede, ed ovviamente se dovesse risultare che qualche parte del regolamento è modificabile perché non è chiaro, perché va aggiunto qualche cosa, si fa la proposta, va in approvazione al Consiglio Comunale e cambia il regolamento. So appunto, ripeto, che inizialmente avremo delle difficoltà, ma succede sempre quando uno comincia a fare una cosa, poi a un certo punto, quando si pensa che il problema non si risolve mai, di colpo la cosa comincia a funzionare e va vicino come l'olio. Succederà anche questo, ci metteremo un po' di tempo, ma è anche questo il motivo per cui abbiamo deciso di attivare soltanto 3 consulte, vedere un po' che cosa succede, come funziona, e poi a partire dal gennaio dell'anno prossimo avviare sempre progressivamente, mai tutte quante insieme. Domani alle ore 15:30 presso la Sala Urciuoli, presentazione del libro Io che conosco il tuo cuore di Adelmo Cervi, a cura dell'associazione Sulla pelle di tutti. Un sorriso, grande Amatrice! Gorizia per Amatrice, un'iniziativa solidale presente a gusti di frontiera grazie alla collaborazione del comune di Gorizia. Il comune di Amatrice in piazza Sant'Antonio è stato rappresentato dal nostro chef Daniele Bonanni, titolare del ristorante Matrù. Nello stand, gestito da My World Italia, le persone intervenute hanno avuto la possibilità di assaggiare il nostro piatto tipico e sostenere così l'iniziativa con uno scopo prettamente solidale. Parte del ricavato della degustazione degli spaghetti alla matriciana sarà versato sul conto corrente solidale del comune di Amatrice, destinato ad un progetto a favore della popolazione. Buonasera a tutti, un grande saluto dalla manifestazione Gusti di Frontiera a Gorizia. Sono Fabrizio Dazzan, responsabile della parte delle piccole e medie imprese di Cashback World Italia. Sono qui con l'assessore Roberto Sartori, a cui lascio la parola per un saluto agli amici di Amatrice. Caro Fabrizio, ti ringrazio a nome dell'amministrazione, in particolare del sindaco nostro Rodolfo Ziberna, che siete presenti con lo stand Cashback World Italia. Un ringraziamento lo voglio fare di cuore al sindaco di Amatrice e lo estendo anche quello del sindaco, il dottor Antonio Fontanella, e allo chef Daniele Bonanni, che è presente nel vostro stand e che sta cucinando da 2 giorni una buonissima pasta alla matriciana che ha avuto un notevole successo dai frequentatori della nostra manifestazione Gusti di Frontiera. Questo è il primo anno che siete presenti, ma abbiamo messo le basi per una collaborazione insieme a Cashback Italia e insieme spero anche al comune di Amatrice per le prossime edizioni. Gusti di Frontiera è una manifestazione che è nata 17 anni fa, una manifestazione che all'inizio era piccola, poi negli anni è cresciuta
tant'è che quest'anno abbiamo raggiunto il record di stand che partecipano e che coinvolgono circa 50 nazioni europee, quindi veramente quest'anno siamo particolarmente felici. Ieri abbiamo avuto l'inaugurazione, abbiamo già superato le presenze rispetto all'altro anno e pensiamo che quest'anno avremo circa 800-900 mila persone che verranno a frequentare la nostra Gusti di Frontiera nell'arco di 4 giorni, perché la manifestazione inizia giovedì e termina domenica. Grazie, grazie Roberto, un grandissimo saluto ancora a tutti gli amici di Amatrice. Buona serata a tutti. Una bella giornata quella di sabato scorso con l'evento Tutti Taxi per Amore, una catena di auto bianche partite da Roma che hanno portato ad Amatrice tanti romani. 650 persone hanno raggiunto la nostra città e sono rimaste con noi per l'intera giornata. Una dimostrazione di affetto e vicinanza che è davvero un gesto d'amore per Amatrice e per la sua gente. Con loro c'era lo staff di Roma H24 Prati Borgo San Pietro, una testata romana che ha voluto raccontare ogni momento della bella giornata e che ringraziamo perché l'informazione, quando è corretta e tesa a raccontare la verità, è una preziosissima alleata della rinascita e della solidarietà tra i popoli. Durante lo scorso fine settimana la Fondazione per il Tuo Cuore ha portato ad Amatrice il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Tractor Banca del Cuore 2019 con il supporto dei medici AMCO, fornendo gratuitamente ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiovascolari. Vediamo qualche momento di queste giornate inaugurate da un incontro pubblico al quale ha preso parte anche l'assessore alla sanità della Regione Lazio D'Amato. Il servizio è di Alfredo Cristallini. La giornata mondiale del cuore qui ad Amatrice, facendola diventare appunto il simbolo della città del cuore, e anche il professor Paglies che con tanta energia mi ha sostenuto. E anche insomma caldeggiato perché questa iniziativa fosse accolta nel modo migliore possibile, anche perché so che anche lui è legato a questo nostro territorio dal cuore, perché so che molti anni nella sua giovinezza li ha trascorsi ad Amatrice. Quindi grazie a tutti voi, grazie, per questa attenzione. Grazie al sindaco dottor Antonio Fontanella, grazie. Gliel'ho scritto 338. Ah, beh, non c'è la cartina. Perfetto. Allora, soffri di pressione alta? Ah, è venuta, bellissima. Non si vede niente. Brava, brava. Devi mettere il flash, se no non si vede una faccia. Vediamo quelle del puoi metterlo il flash? Diabete? Restituita alla popolazione la restaurata fontana monumento ai caduti di Cornillo Nuovo di Amatrice. L'opera realizzata dalla Technicon con la direzione lavori dell'architetto Maria Grazia Fuggetta e seguita dalla nostra Brunella Fratoddi si è resa possibile grazie al finanziamento di Etica Group. All'inaugurazione era presente l'amministratore delegato della società Mino Vitola. Vediamo. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Colgo l'occasione per portare i saluti dell'amministrazione comunale di Amatrice e della comunità della frazione di Cornillo Nuovo. È un momento importante
e mi auguro che ce ne saranno molti da qui ai prossimi anni, per riscoprire tutte quelle caratteristiche delle nostre piccole frazioni, affinché si possa tramandare quello che è stato alle future generazioni. E mi preme appunto ringraziare qui a fianco a me il donatore che ci ha permesso di realizzare questo intervento, il direttore dei lavori e la ditta incaricata che ha eseguito il restauro della fontana dei monumenti caduti di Cornillo Nuovo. Grazie alla solidarietà d'Italia abbiamo potuto fare moltissime cose, non a caso non c'è da dimenticarsi della scuola, della ricostruzione della scuola, del palazzetto dello sport e di tantissime iniziative che grazie alla solidarietà dell'Italia intera ci sta permettendo di provare a ripartire, perché è difficile ma ce la faremo. Quindi grazie a tutti voi e tornate a Cornillo, insomma, e ad Amatrice per qualsiasi cosa e per un futuro migliore. Grazie. Grazie. Beh, insomma, grazie anche per avermi invitato. Devo dire che come Etica noi siamo veramente onorati di aver dato il nostro piccolo contributo per la ricostruzione di questa bellissima fontana in questo bellissimo borgo. E ne volevo approfittare proprio veramente per sensibilizzare ancora di più quanti sono appunto interessati a contribuire a far rinascere, a sostenere questa meravigliosa comunità e soprattutto a far rinascere prima possibile questo meraviglioso posto che merita veramente di rivedere gli splendori di prima del sisma il più presto possibile. Quindi grazie ancora per avermi invitato. Allora, la fontana prima del nostro intervento era stata gravemente danneggiata e la parte più grave, diciamo la parte peggio conservata, era la fiaccola che cadendo dall'alto aveva rotto una parte del bordo della fontana. Quindi la parte preponderante del nostro lavoro è stata quella di ricostruire la parte danneggiata del bordo e riposizionare la fiaccola nella sua posizione originale, inserendo un grosso perno d'acciaio che assicura la tenuta nel prossimo futuro. E passo la parola al direttore dei lavori. Grazie. Io ringrazio voi per la fiducia che mi avete dato e per avermi dato la possibilità di lavorare per questo borgo e per Amatrice. Quindi solo grazie. È una comunicazione di servizio che ci arriva dal nostro Davide Carciotto. Al via la seconda edizione del concorso fotografico internazionale A101 Photo Award, aperto quest'anno ai soli fotografi amatoriali. Le foto potranno essere inviate entro il 31 dicembre e per ogni informazione potete digitare il link che trovate qui in sovrimpressione. Il Festival Valli e Montagne Appennino Centrale 2019 è in programma tra il 15 ottobre e il 15 novembre, tre incontri volti a richiamare l'attenzione dei fotografi sui patrimoni culturali e naturali presenti sul tratto appenninico del sentiero europeo E1, recentemente inaugurato da Forca a Canapine, Lazio Nord, a Campo Rotondo, Abruzzo Sud, per una lunghezza di circa 300 km. I tre incontri avranno luogo a Rieti, Magliano De Marsi, presso il centro visita riserva naturale orientata a Montevelino di Magliano De Marsi in provincia dell'Aquila, e ad Alba Fugens. E sono tornati ad Amatrice gli amici di Bertolla Garage. Come di consueto i ragazzi hanno voluto cominciare la giornata recandosi a rendere omaggio alle vittime del sisma presso il monumento al Parco Don Minozzi. Poi hanno dato il via ad una straordinaria mostra di auto d'epoca con ben 80 mezzi, colorando la città per l'intera giornata di domenica. E sempre domenica, giornata intensa anche per la nostra banda, la banda Città dell'Amatrice, che è andata in trasferta a Foligno in occasione del festival I Primi d'Italia. Al maestro della banda, Ermanno Paressi, è stato consegnato un premio. Vediamo qualche momento di questa giornata di musica e di festa.
applauso al sindaco della matrice e naturalmente adesso cediamo la parola al vice sindaco di Foligno, visto che appunto c'è questo forte legame con la matrice. Perché ringraziamo innanzitutto il presidente di Natale, la Moni, perché ci dà la possibilità di vedere questa... di prendere la di fare i battiti punti e di ricordare sono tutti i ragazzi. 3 anni fa è successo quello che è successo e piuttosto e purtroppo sono stati ovviamente i nostri pensieri, i nostri cuori, e nella nostra mente, nel nostro cuore c'è solo un pensiero, noi non ci rassegniamo ma vogliamo ricostruire il futuro della nostra città. E l'applauso di Torino, il cuore, a dopo sentire questo applauso. Io ho parlato sempre con questa ragazza qui per farlo venire da... Dorina. Ho parlato sempre con lei, mi diceva sempre che non poteva venire, E a proposito di musica, martedì prossimo alle ore 17 presso la sala Padre Semeria, ex farmacia Mauro per capirci, saranno presenti gli insegnanti di musica per raccogliere le adesioni ai corsi di avviamento bandistico. Le lezioni saranno completamente gratuite grazie alla donazione della SIAE e si terranno tutti martedì presso la stessa sala in attesa della Casa della Musica Colle Magrone 2. Per informazioni maestro Ermanno Parissi 349 2512 705 oppure Rinaldo Serafini 338 9630 242. Lunedì scorso ha fatto tappa ad Amatrice la Route 21 Chromosome on the Road, il giro d'Italia a tappe in moto di 8 ragazzi affetti da sindrome di Down, portati da Giampiero Papasodero. Il Bertolla Gara ha già collaborato alla buona riuscita dell'evento, 33 giorni di viaggio, 13.000 km percorsi per questa quinta edizione di un evento importante e solidale, la cui tappa amatriciana fa onore a questa città. E martedì prossimo, 8 ottobre, presso lo spazio attivo di Rieti in via dell'Elettronica, nell'ambito delle iniziative, la Regione delle Opportunità, saranno presentati i bandi regionali Sisma articolo 20 bis, danno economico e credito di imposta Sisma, appuntamento per chi fosse interessato, alle 9.30 su danno economico e alle 11.30 su credito di imposta Sisma. E il Comune di Amatrice è stato ospite del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a Camerino. Per l'amministrazione erano presenti il vice sindaco Bufacchi e l'assessore Paganelli. L'occasione è stata il tour che il Corpo sta facendo in tutta Italia con un concerto della banda dei Vigili del Fuoco diretta dal maestro Donato Di Martile, presentato da Pino Insegno. Tour che si concluderà a Catania. Il concerto si è svolto presso l'Auditorium Benedetto XIII di Camerino e è stata allestita anche una mostra con i mezzi in uso ai Vigili del Fuoco nel corso degli anni. Durante l'evento sono stati ripercorsi momenti tragici del paese fino al sisma del centro Italia del 2016 e il prezioso lavoro svolto dai Vigili del Fuoco in tutte le situazioni di calamità. E domani alle ore 21, alta quota in concerto presso il Tendone nei pressi dell'area commerciale. Il corso torna l'organetto e il saltarello di Simona Cenfio a fare compagnia alle serate amatriciane. Una comunicazione di servizio: è aperto il bando per la selezione di operatori volontari in Italia del Servizio Civile Universale. La Proloco di Amatrice attiva per quest'anno 2 progetti per un'unità ciascuno. Per informazione basta andare sul sito www.serviziocivileunpli.net. E domenica 6 ottobre alle 10.30 presso la sala Urcioli nel parco Dominozzi torna Gente in Comune, l'incontro con le frazioni questa volta è con Villa San Lorenzo a Flaviano, Rio e Casale. Oggetto dell'incontro con l'amministrazione di Amatrice ovviamente le norme sulla ricostruzione. Giovedì 10 ottobre alle ore 18 presso Mondadori Bookstore Rieti a via Roma 61 Stefano Ardito presenta Vette dell'Appennino Centrale. Dialogano con l'autore Ines Millesimi, docente appassionata di montagne, e Pino Calandrella, architetto e alpinista. E siamo al momento dell'angolo dello sport. Due brutte notizie e una buona notizia per i nostri ragazzi della Matrice Calcio. Come di consueto diciamo prima quelle cattive e poi quella buona. La partita con il Riano Calcio si è conclusa con il punteggio di 6-0 per i padroni di casa, con il poker di Doncelli, un'altra rete segnata da Tricasi tra la prima coppia e la seconda coppia di gol di Doncelli, e a dare il colpo di grazia invece è stato Marino. La trasferta invece di Coppa Italia, ovvero il ritorno con il Montesagro, si è concluso con il punteggio di 5-0
che il Monte Sacro quindi è riuscito a ribaltare il risultato dell'andata e quindi si qualifica ai 32esimi di finale di Coppa Italia Promozione. La buona notizia invece per i nostri ragazzi è che il ricorso presentato dal Passo Corese alla prima giornata di campionato è stato respinto, quindi lo 0-0 della prima partita è stato omologato e abbiamo ufficialmente il punto di quella partita. Ricominciamo, come dice il titolo della canzone di Adriano Pappalardo del 1979. Ripartiamo dalla partita di questa domenica che giocheremo contro la Rustica. E invitiamo ovviamente tutta la popolazione a partecipare perché dobbiamo aiutare i nostri ragazzi in questo momento di difficoltà. Questo per due motivi: perché i nostri ragazzi hanno bisogno del nostro supporto e poi perché la partita della rinascita ce la giochiamo in casa nostra al pari dei Tilesi questa domenica alle 15:30. Ricordiamo inoltre la partita di domani sera dell'Atletico Amatrice. L'incontro si giocherà alle 19:30 presso il nostro palazzetto dello sport. Giocheremo contro l'Elpidiense Cascinare. Anche in questo caso invitiamo tutta la popolazione a partecipare. È iniziato invece questa sera alle 19:30 il triangolare Italiana Attori Amatrice Calcio Strikers Academy presso il campo Roma della SS Romulea. Presenti all'evento moltissime istituzioni del mondo del calcio come Gigi Di Biagio, Vincent Candelà, Alessio Scarchilli, Aldair, Sebino Nela e tanti altri. La settimana prossima vi presenteremo il servizio. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento con gli speciali di Teleradio Amatrice nel corso della settimana e con il TGR naturalmente venerdì prossimo alle ore 20. Buona serata a tutti.